Signori, buon salve, come andiamo? Tutto bene? Avete passato una buona giornata? Ho visto che la gente si è preoccupata. Alon, com'è possibile che in questo periodo stai facendo meno video? Mi batti la fiacca, vergognati! Signori, ci sono 4500 video sul canale. Ho avuto parenti, ho avuto case da sistemare, ho avuto pareti da tinteggiare e via dicendo. È normale che ogni tanto non posso clonarmi, non posso viaggiare nel tempo. Non ho il dono dell'ubiquità e quindi da qualche parte il tempo lo devo ricavare. Quindi tranquilli che se muoio, vi avverto prima, sicuramente troverò un modo. E a proposito, quest'oggi sì, ci facciamo una reaction perché ragazzi, l'ho detto più volte, siamo ad agosto, la maggior parte di voi sono in vacanza, nessuno butta via il 4G per vedere i video del telone, non è uscito niente di decente a livello videoludico. Facciamoci due risate, gente, facciamoci due risate che stiamo a sudare con in maniera veramente assurda, mamma mia, non c'ho più acqua in corpo. Non faccio in tempo a bere un bicchiere che me lo sono tutto spurgato tramite il sudore, una schifa assurdo. Come dite, qual è il tema di oggi? Ma che domande, signori, parliamo di italiani medi nel mondo, ovvero tutte quelle persone che sono pagate per fare un lavoro, ma lo fanno veramente DM. Ottimo, iniziamo con una domanda che ha una natura quasi esistenziale. Vi sarà capitato di compilare qualche questionario e all'improvviso arriva quella domanda spinosa del tipo: sei mai stato coinvolto in un incidente che si è concluso con la tua stessa morte? Signore, io la butto là, sono abbastanza sicuro che se sono morto non ho un corpo fisico che mi permetta di rispondere al questionario. A meno che io non abbia, non lo so, posseduto qualche essere in vita. Ah, forse, ho capito adesso. Sono diventato uno zombie e quindi sto compilando una domanda per l'assicurazione. Ah, ok, adesso ha molto più senso, cioè qualcuno ha scritto questa domanda, non dico altro. Porco cane, Gesù è passato di nuovo al supermercato, queste erano tutte bottiglie d'acqua. Sapete che Gesù ti fa lo scherzone, no? Sai com'è? Sono stato alcolista per 10-20 anni, adesso voglio stare tranquillo, sto lontano dall'alcol. Arriva Gesù, track, che ti fa la conversione d'acqua in vino e giù alcolismo over 9000. Gesù, per favore, la devi smettere con sti scherzoni. Ho capito che il vinello piace a tutti, ma non si può bere solo vinello, avanti. Ok, qui abbiamo invece una segnaletica che si trova fuori dallo studio di un professionista che a quanto pare... Ah, è un podologo, quelli che ti smaneggiano i piedi. Oh, ok. Ok, qualunque sia il tuo problema, porta i tuoi piedi qui. Allora, io la butto là, ma se per caso avessi le unghie dei piedi sotto, sulla pianta del piede invece che sopra, sono sicuro che il podologo non me lo risolve, a meno che non possa tagliare le dita, girarle i 180 gradi e riattaccarle con l'attack. Direi che qua hai assunto un grafico pubblicitario che non sa come sono fatti i piedi. Ho capito che non è che abitualmente me li sto a guardare tutto il giorno, ma fin qua ci arrivo perfino io. Bella, bellissima questa borraccia di Spider-Man, scusate. Ho riconosciuto dopo il logo della casata degli Spider-El. Sì, ovviamente è la casata degli Spider-El, Peter Parker, ovviamente. Era un alieno originario del pianeta Spider-Ton. Sì, beh certo, suo padre e sua madre l'hanno mandato dentro una capsula sul pianeta Terra. Lui è atterrato nella fattoria della zia May. E sì, insomma, la trama è un po' confusionaria, portate pazienza che pure io non è che mi ricordo con tutti questi supereroi della DC, si fa un po' confusione. Ah sì, adesso me lo ricordo che c'è lo zio Ben che viene investito da un trattore e gli dice: Peter, da grandi vacche derivano grandi responsabilità. Sì, ok, adesso mi sono ricordato la trama. Scusate, che ve l'ho detto, faccio un po' confusione, pure io sto invecchiando. Ok, direi che anche l'IKEA sembra avere alcuni problemi. Voglio dire, è una catena di negozi che hanno sedi in tutto il mondo, ma a quanto pare, nonostante la quantità immane di soldi che fanno, non hanno potuto assumere un bravo traduttore. Praticamente c'è scritto: crea la tua perfetta notte di sonno. E sotto, quando hanno preparato il cartellone, hanno scritto: Giorgio, questa qua praticamente scrivila uguale ma in arabo, ok? E loro cosa hanno fatto? Hanno messo la scritta Giorgio, questa parte qui falla uguale ma in arabo, cioè non c'è scritto questo in arabo, c'è scritto Giorgio, insomma, avete capito. Ma che Giorgio non era un bravo dipendente, mi sa, io lo licenzierei, la butto là. Oh mio Dio, che cos'è? Per fortuna che c'è la didascalia. E mi informano che nel 1731 il re di Svezia ha richiesto a un tassidermista di ricomporre in maniera elegante la carcassa del suo povero leone da compagnia che era morto in circostanze spiacevoli. Il tassidermista ha fatto del suo meglio. Cioè, a parte la lingua, come gliel'hai messa e cos'è successo al muso del leone? Allora, o era un leone con la sindrome di Down o non lo so, cioè, o probabilmente è morto perché è stato investito da un camion, ma nel 1731 non penso ce ne fossero più di tanti o di camion. O il tassidermista direi che non sapeva proprio fare il proprio lavoro. Tassidermista, che gli hai fatto a sto povero leone?
o ce l'aveva coi leoni perché gli hanno magnato la sorella. Mamma mia, oh, va che con 30 euro il mio tassidermista di fiducia ti fa un lavoro migliore, eh. Ok, io ho lavorato come tecnico informatico per un sacco di anni, però questo non mi è mai successo. La funzionalità di stampa non è supportata da questa stampante. Cioè, praticamente, fammi capire, ho speso 200 euro per un grande e grosso fermacarte in plastica. Perché se una stampante non stampa, a cosa l'ho comprata a fare? Non lo so, a tirare addosso a qualcuno. Legittima difesa, se si avvicina a qualcuno, spam, che gli tiri una stampante sulle gengive. Potrebbe anche essere, se mi devo andare a suicidare al mare, so che invece di mettermi i mattoni sui piedi, mi metto la stampante. Qualche utilizzo glielo trovo, prima o poi. Allora, io non so dove sta sti muratori abbiano imparato a lavorare, ma probabilmente vengono da una realtà parallela in cui la gravità è invertita, perché non ho mai visto qualcuno che mette le scale sotto. Poi mi sbaglierò io, questo magari è un una rampa per portatori di handicap, ma... Ossia, sono un pochettino confuso e lo erano anche quelli che hanno realizzato quest'opera d'arte. Non ho veramente parole, spero che qualcuno se ne sia accorto prima o poi. Questa mi mancava, ho la vaga impressione che questa maglietta sia di origine asiatica, perché invece di have a good day, cioè passa una buona giornata, hanno messo have a good die, che tradotto macchinonicamente vuol dire abbi una buona muori. No, neanche una buona morte, che sarebbe death. È proprio abbi una buona muori. Ok, beh, il lato positivo è che ti augurano di morire. Ma morire in maniera buona, non è che ti hanno detto fra atroci sofferenze e tutte cose. Una morte veloce veloce, tipo schiacciato da un camion e vi dicendo che manca t'accorgi. Potrebbero essere forse le nuove magliette del trono del muori. Io la butto là, forse versione inglese l'hanno fributato. Porco cane, c'è mio nipote che continua a rompermi le scatole. Zio, mi compri lo zainetto di Captain America? Ma no, cioè c'è la M, è Captain America, ovviamente. La A è muta, nipote. Come dite, assomiglia a Super Mario? Vabbè, ma sapete che con l'ultimo film di Avenger Captain America mi era un po' invecchiato. E quindi, insomma, non è che bello tutto giovane arzillo e tutte cose. Avanti, che voi non si giudica un Captain America dall'età. Vergognatevi, gente, avanti. Pensate ai bambini. No, non ridete. Questo è un problema serio, ok? Il divieto di fumo qui è talmente serio, porco cane, che voglio dire, le persone all'interno stanno letteralmente nuotando nel fumo. Quindi pensate quanto cocchio ne hanno. Quindi per favore, andate a fumare altrove. Fate una corte, non se può. Quando sei letteralmente sommerso nel fumo e non in senso buono, vuol dire che hai un problema di tabagismo brutto, brutto, brutto. Allora, io una volta ho fatto una domanda a un corriere, perché sul pacco c'ho scritto fragile e c'ho scritto anche questa parte verso l'alto. Il corriere mi disse: voi potete scrivere tutto quello che vi pare, ma a noi non ce ne frega un cocchio. Per legge possiamo fare quello che ci pare e piace, e sono cavolacci vostri. Quindi gli hanno scritto semplicemente di non impilare i pacchi gli uni sugli altri. Non l'hanno fatto due volte, tre volte, quattro volte. L'hanno fatto cinque volte. E non impilare c'è scritto su tutti e quattro i lati, presumo a caratteri cubitali. Ma, oh, io sono qua a fare il corriere, non vuol dire che devo saper leggere. Insomma, beh, certo, viviamo in un mondo in cui ti dicono: cerchiamo di utilizzare meno plastica possibile. Quindi quando ti vendono il pane adesso, non è che ti mettono la data di scadenza sulla confezione in plastica, perché non c'è più. Quindi dove la mettono? Direttamente sul panino con l'inchiostro. Tu dici: ma è commestibile? La risposta è no quando arrivi al pronto soccorso. Ma te la dico io direttamente, quell'avvelenamento da schifo e tutte cose. Ma che qualcuno è scemo forte però, eh. Mi hanno parlato di questi posti. Praticamente è un ristorante, pizzeria, caffè. No, non caffè, è caffè. Peraltro potete anche ordinare del vino. E c'è il ghiaccio che urla. Cioè quando ti danno il ghiaccio sei lì, tipo ti urla antarecchia il ghiaccio. Una roba incredibile. Devi sperare che si sciolga abbastanza velocemente, perché se no entri dentro sono tutti che urlano. Cioè tutti il drink che urla. In estate è un disastro, perché mettere ice cream era troppo mainstream. Ma hanno sbagliato a scrivere anche caffè. Lasciamo stare che non mi voglio arrabbiare. Ah, ma vedo che qua abbiamo a che fare con dei geni. Allora, viviamo in un mondo in cui la gente ha intolleranze alimentari e anche scelte alimentari che è giusto rispettare. Questa ditta, che è anche abbastanza famosa peraltro, che produce cibi tra cui le lasagne veg, ovvero vegane in questo caso, ha dovuto ritirare tutti i loro prodotti, perché udite udite, ricordo, lasagne vegane, non si sono accorti che i vegani non possono mangiare tre ingredienti presenti all'interno di queste lasagne, come ad esempio il maiale, il manzo e il latte. Cioè non è che dici: ah, porco cane, è vero, anche il latte i vegani non lo consumano. No, maiale, manzo, che già i vegani non lo mangiano, porco cane, sì, i vegetariani non lo mangiano. Cioè,
E pure latte. Come fai a fare una boiata del genere? Io capisco tutto, ma porco cane, c'è scritto anche vegan, ma che roba? Cioè, non dico altro, adesso è proprio un cretino. E peraltro è una notizia del giornale, quindi andavate sbagliato proprio grosso. Scusate, ma chi è che ha assunto i dipendenti comunali imbriachi? Perché o l'hanno fatta a mano, o hanno usato quel veicolo per fare le strisce. Sì, ma erano imbriachi fracichi alla guida, ancora più pericoloso. Cioè, qua sono passati due volte. Qui ancora non è proprio malaccio, comunque l'hanno sbagliato proprio di brutto. Qua non ho parole, ma qua hanno fatto 20 centimetri, poi 20 centimetri, poi 20 centimetri. Cos'è? Cioè, pure io che, voglio dire, potrei far di peggio, non dico di no, non riuscirei a fare una boiata del genere. Ah, ma questi sono i nuovissimi sconti a psicologia inversa. Normalmente lo sconto come funziona? Costava 20 euro, te lo metto a 10. Qua no. Ti convincono come dicendoti, guarda, prima costava un euro, anzi un pound, una sterlina, adesso costa 2 pound. E tu dici, porco cane, perché lo dovrei comprare quando costa il doppio? Perché domani te lo metto a 3 pound e dopodomani a 4. Quindi o te lo compri adesso o dopodomani lo paghi 4 volte tanto. Tu dici, ok, chiedo umilmente perdono, compro subito questo oggetto straprezzato, che peraltro 2 pound per delle cuffie, vabbè, lasciamo stare che è meglio, immagino la qualità. Ah, adoro quando vai in banca e il bancomat ti fa le domande trabocchetto. Cioè, tu metti direttamente dentro la tessera, non ti scrive la domanda, ti dice, ehi, ti faccio una domanda proprio così a trabocchetto, sì o no? E tu dici, come sì? Sì o no, ma cosa? No? Sì o no, dimmi solo sì o no, ma è importante. E se sbaglio, meglio che non lo sai. Ti dimezziamo il conto in banca. È una situazione amletica, anzi un dubbio amletico veramente incredibile. Quando si tratta di soldi, banca, è meglio non sbagliare, santo cielo. Si prega di non utilizzare a causa del Covid. Come dite, cos'è il Covid? Dai ragazzi, siete ancora al Covid voi? Madonna, il Covid. Il Covid fa tanto 2019-2020. Il Covid, Giorgio, questo è ancora che parla del Covid. Il Covid is the new Covid, è quello del 2024. Cercate di stare avanti coi tempi, ragazzi. Almeno al passo il Covid. Chi è che parla del Covid ancora? Ok, mettiamola così. In difesa dei pompieri, non è che la loro camionetta sia ignifuga, quindi può prendere fuoco anche la loro camionetta. Ma cosa succede quando la camionetta dei pompieri prende fuoco? Mo chi chiami? Perché, sì, insomma, è una situazione problematica, È come dire, quando esplode un ospedale, dove portiamo tutti? Un altro ospedale, ok? Ma sì, insomma, è comunque un momento difficile, gente. Ecco, questo è capitato anche a me. Ogni tanto vado su Vinted e altri siti, tipo anche eBay, per cercare magari qualche oggetto usato ma non troppo, o oggetti che magari ti sono stati regalati, li rivendi, che la confezione è ancora chiusa, quindi il valore comunque si scende un pochettino, ma non troppo. Questo genio ha messo la foto col kit nuovo, 60 dollari, non l'ho mai aperto. Sì, cioè, tecnicamente hai aperto la scatola e hai aperto, credo che siano degli AirPod, cioè, degli auricolari della Apple, è aperto, chiaramente, cretino! No, perché online c'è gente che pensa di truffarti, e al giorno d'oggi, tipo sui siti tipo Vinted, tu finché non confermi che è tutto a posto, ecco, finché non fai quella conferma, l'acquirente, scusate, il venditore non si piglia i soldi, quindi se ci sono problemi, i tuoi soldi vengono anche trattenuti. Non cerchiamo di truffare le genti, avanti! Ok, signori, vi do più o meno 5 secondi per capire cosa non va all'interno di questa immagine. Io pensavo fosse il gelato o altro, ma no. Guardate la bocca di SpongeBob, cos'è che notate? Se non l'avete notato, SpongeBob c'ha due lingue. Porco cane, SpongeBob, renderai felici un sacco di donne. No, scusate, mi dico, lasciamo stare, andiamo avanti. Bello, cioè, molto utile. Quindi diciamo che non possono attraversare solo quelle persone che camminano di sbiego a 45 gradi. Se tu cammini dritto, puoi andare avanti tranquillo. Ma se cammini tutti di sbiego, se tutte spiegate di lato, allora no, stai fermo e non rompere i maroni. L'importante è che mi dici quello che devo fare, grazie comune che hai montato bene i semafori. Allora, io capisco che viviamo in un clima sociopolitico abbastanza particolare, che ci sono le superpotenze arrabbiate con la vita, ma non sono un grande esperto di geografia, sono abbastanza sicuro che questa non è la Cina, ma sono gli Stati Uniti. Io la butto là, ma probabilmente questo è il progetto futuro della Cina. I Chinese Uniti, la Cina Uniti, no, mi crea confusione. Gli Stati
d'estate cinesi ancora ci sta, però confusionario lo stesso, eh. C'è tempo prima dell'invasione, non vi preoccupate, abbiamo ancora 2 settimane. Ah, ma vedo che qua è imbriacatura over 9000, eh. Cioè, lì a malapena avevano fatto un attimino un po' più di sporchessi, di doppie linee e via dicendo. Qua proprio bleh! Cioè, poi pronto a ritornare indietro, poi bleh! No, poi torna indietro, poi bleh! No! Lascia sta ciccio, cambia lavoro. Qui proprio ha sterzato di lato. Cosa è successo? Qua ti sorge la domanda esistenziale. Tipo, è nato prima l'uovo o la gallina? In questo caso ha montato prima il proiettore o il ventilatore? Cioè, presumo il ventilatore, ha portato la canaletta qua della corrente e poi... Però, cioè, di tutti i punti della classe, della stanza e via dicendo, proprio lì mi dovevi mettere il proiettore. Cioè, non potevi tipo spostare uno o l'altro? Non lo so, spostare... Cioè, se non puoi spostare il proiettore, sposta il ventilatore, comunque l'aria te la smuove. No! No. E tipo Highlander, ne resterà solo uno qua. No, mio cugino gli è successa la stessa cosa. Era in montagna, tranquillo. Ha detto, oh, porco cane, un cartello che ti avvisa dell'attraversamento di alci e altre creature del genere. No, erano babbuini, perché i famosi babbuini delle Alpi... Sono confuso. Cioè, devo stare attento adesso alle alci delle Alpi o ai babbuini. Che poi ci fanno i babbuini sulle Alpi, peraltro. Mamma mia, la natura mi sta confondendo, ma proprio in una maniera assurda, gente. No, aspetta. Questa qualcuno me la deve spiegare. Allora, può anche starci che uno non conosca la differenza fra unità interna e unità esterna e dici, che ne so, questo lo metti fuori e questo lo metti dentro. C'è posta che sei un imbecille, che la laurea l'ha presa al CEPU, ma lasciamo sta. Ma montare sia l'unità esterna che l'unità interna all'esterno... Cioè, scusate, ma che c'è? Il condizionatore col teletrasporto? Ah no, aspetta, è uno di quei nuovi condizionatori quantici o quelli con lei a buco nero. No, alla fine c'è il buco nero. Dentro casa ti metti il buco bianco dove ti pare piace e si è a posto, ok? Così non c'hai i cavi che passano. È molto meglio non fare anche praticamente rumore. Bello, veramente bello. Però sì, direi che là fuori c'è qualche elettricista tecnico vi dicendo, ma molto confuso sulla vita. O forse avevano finito i tubi, più di quello non potevi mettere. Dice, vabbè, intanto, non so, se apri la finestrella un po' d'aria ti arriva in un modo o nell'altro. Io la butto là. Oh mio Dio, quando te ne accorgi, non è un Inception, è un doppio Inception. Perché voi direte, sì, Lon, sono angurie in una confezione di patate. No, sono cipolle in una confezione di patate che in realtà sono angurie. Ah, beccatevi questa, non ve l'aspettavate, eh? Adesso chi è quello confuso? Non lo so, ma... Cioè, come fai a fare un errore del genere? Peraltro le cipolle manco ci sono nell'immagine. Forse in realtà sono angurie, perché cipolle a 4,98 sono un sacco di cipolle. Cioè, normalmente un sacchetto di cipolle quanto costa? 1,10 euro e sono tante cipolle. Andiamo avanti, per favore. Che sennò domani faccio il soffritto con le angurie, porco cane. E... Oh mio Dio, le angurie fritte. Ieri ho avuto parenti a casa. Altre che fargli le patate fritte, gli facevo le angurie fritte. Poi quasi tutt'acqua, quindi non so cosa friggi. Ma insomma, la buccia dell'anguria fritta come la faceva la nonna, che è così buonissima. Allora, io non è che sia un esperto di musica e via dicendo, ma sono abbastanza sicuro che l'etichetta dell'LP debba stare al centro per via di quella piccola adorabile testina. No, testina di minchia, quella testina di minchia che ha fatto sto lavoro, che deve sgrattare sopra l'LP, altrimenti la musica non la sente. Ora, capisco che la testina è sensibile a tutte cose, però non è che passa attraverso la carta la testina, anzi, te la rovini. Fai fuori la testina, che ti costa anche 200 euro di base una testina decente. Signori, avanti. Ma imbriachi fracichi anche voi altri, eh? No, scusate, io capisco tutto. Magari potrebbe anche essere che non sai che wifi vuol dire mogliettina e abbi vuol dire maritino. Postacce? Non dico di no, ma almeno seguire il senso d'orientamento delle freccine. Cioè, dovevi solo invertire la posizione, non dovevi neanche sapere la scritta. Dovevi saper solo interpretare le freccine. Ce la potevate fare, avevo fiducia in voi, avanti e dai. Che pirla che sono, ci sono arrivato adesso. Sono amanti questi due. Quindi lui dice, guarda, mia moglie da quella parte. Lì dice, ah no, guarda, mio marito dall'altra. Andiamo a bombare come non ci fosse un domani, perché non ce ne frega niente, ci abbiamo le magliette fighe. Ci sta? È un ragionamento che non fa una piega? Ma io mi domando, ci sarà qualcuno che ha realizzato il progetto di questi lavandini che ti lavandinano direttamente sulla manopola, lì come cocchio si chiama? Cioè, ma dai! È bello che te ne sei accorto, li hai prodotti, li hai venduti, qualcuno li ha pure acquistati e qualcuno molto probabilmente li ha pure montati. Come, dove, quando e perché tutto ciò è legale?
Perché noi non si può. Qua un sacco di persone devono perdere il posto di lavoro ed è meritatissimo tutto ciò. Porco cane, è successo anche a me l'altro giorno. Ero lì tranquillo in autobus, dovevo richiedere la fermata e c'erano solo i pulsanti POTS. Io, no, scusi, io sto cercando un pulsante stop, devo fermarmi. POTS vuol dire vasi in al plurale, magari premi pepem, che ti arriva una svasata in faccia, che c'è quel testa di minchia di Link che spacca tutti i vasi e poi te li tira addosso. Aio! Lascio mica la Zelda io. Diamoci una calmata, volevo solo andare a fare un po' di spesa. Cosa devo fare per richiedere la fermata dell'autobus? Non lo prendo più l'autobus. Ah, ma vedo che anche i bidelli barra donne delle pulizie c'han problemi grossi. Allora, magari quel giorno dice: vabbè, non c'avevo gli occhiali, porta pazienza, non vedevo bene. Però, da qui a mettere il deodorante per... Ah, oh, questo proprio non ha capito. Io pensavo fosse un errore che l'ha montato esternamente perché ha sbagliato. No. Questa pensava che il deodorante per gabinetti fosse tipo, no, cioè, con l'aria evapora e tutte cose, lo appiccichi in parte al gabinetto. Signora, funziona con l'acqua che ci sgratta via tutto il coso, tipo rocce carsiche, e pian pianino rilascia l'odore. Signora, ma scusi, ma lei mi fa l'operatrice di pulizia e tutte cose? Da quanto? 5 minuti? Ma, vabbè, lasciamo stare, non ne voglio sapere nulla. Poi ovviamente c'è chi ti vende le vernici, quelle contro la muffa, e dopo che hai aperto il contenitore della vernice, ci trovi la muffa dentro. Ah, mi sembra molto anti-muffa, anzi mi sembra che sia pro-muffa. Forse ho sbagliato a scrivere, hanno confuso anti con pro. Dici, no, io vorrei una vernice perché vorrei ammuffire la mia casa. A me piace respirare quell'odore un po' di smuffa lì. Che spettacolo, santo cielo. Voglio farmi anche venire la salmonella sotto i piedi e tutte cose. Mi proprio me la spalmo sotto la mattina, che è uno spettacolo. Allora in quel caso va bene. Ecco la scusa perfetta su perché sto ingrassando e non vado in palestra. Sai com'è? C'ho la maniglia della palestra che mi mette un attimino di ansia. Non vorrei che magari la gente fraintenda, vedere che gli tocco il battacchio alla porta. Sì, possiamo evitare. Vado da un'altra parte. Ne abbiamo visti di esempi anche sulle auto, sugli autobus e via dicendo. Non se può. Cioè, fallo più piccolo e mettilo su una porta singola, così. Cioè, è fatto apposta. Pensate se fosse una di quelle maniglie verso l'alto che devi girare di 90 gradi. Non le voglio sapere nulla, per favore. Allora, in loro difesa, avevano iniziato abbastanza bene, proprio sbagliavano uno ogni tanto. Ma poi sapete com'è? Dopo il pranzo, ti voglio dire, hanno abbondato un attimino col vinello, hanno fatto la pausa lunga, pausa sigaretta, pausa superalcolico post vinello. E ci si è persi un po' lungo la strada. Dai, che mi pagano abbastanza per farti il muro dritto, è bello. A un certo punto, siccome si sono arresi, hanno perso ogni speranza, hanno detto: senti, tu butta su un po' di malta, un po' di mattoni. Come viene, viene. Tanto ci abbiamo poracitudine che sgorga da tutti i pori. Ok, penso che quel giorno qualcuno si è preso un paio di ceffoni dietro le orecchie. Praticamente, dovevano far partire l'aereo. I dipendenti della compagnia sono saliti per fare gli ultimi controlli. Invece che tirar su la levetta che tira sulla scaletta, hanno sbagliato leva e hanno staccato il culo all'aereo. Letteralmente ha fatto partire via il culo dell'aereo. Io sono abbastanza sicuro che non è che lo tiri su, pam, lo agganci 5 secondi. Secondo me quell'aereo è partito con un paio di orette di ritardo. Io la butto là e qualcuno non è partito ed è tornato a casa con alcune orette d'anticipo e domani non va neanche al lavoro. Faccio il predictone? No. Ok, io non c'ho l'ossessione per tutto dritto, allineato e via dicendo. Però no, con le maniglie non se può. Cioè, è brutta. Cioè, ma forte. Sì, che la porta in sé è dritta. È proprio il buco della maniglia che hanno fatto male. Peraltro, come fanno a incastrarsi perfettamente? Non dovrebbero essere completamente disallineate e non chiudersi? Boh, non sono fabbro io. Adblock Brighella. Beh, Adblock lo conoscete penso quasi tutti. È un gadget praticamente utilizzato dai browser per la navigazione che permette di bloccare la maggior parte della pubblicità. La cosa bizzarra è che Adblock, che dovrebbe bloccare le pubblicità, contiene pubblicità. No, scusa, cosa? Non ha minimamente senso, scusi. È un po' come la lasagna di prima che non doveva contenere carne e conteneva carne. Cioè, scusi, lasciamo stare. Viviamo in un mondo di controsensi, gente. Meglio non farci più domande. Ok, ammetto, io non sarò il figlio illegittimo di Alberto Angela. Non è che mi intendo più di tanto. Ho capito che i pinguini derivano da uccelli e tutte cose. Ma o questo è un piccione dell'Antartide, sono io che sono confuso. Anzi, anche Pigeon l'ha scritto male. Dovrebbe essere Pidgeon. Non vorrei dire una boiata. Cioè, in inglese non mi inganna. Però questa è stata ingannata da tutto. E ci vuole confondere un piccione. No, aspetta.
Forse doveva essere l'immagine di un piccione e quello che ha messo la foto ha sbagliato. Mo di chi è la colpa? Ma dimmi te sti cocchio di americani che ci andava sempre le unità di misura particolari. Noi ci abbiamo i centigradi per la temperatura, loro c'hanno i Fahrenheit. Noi ci abbiamo i metri, loro c'hanno le miglia. Noi abbiamo i centimetri, loro c'hanno i pollici e via dicendo. Mo han cambiato pure la velocità, che non è più 85 km orari, è 85 gradi Fahrenheit. Quindi mo la velocità si misura in temperatura. A temperatura di porchi che mi stanno salendo a vedere ste cose. E dai, cioè, ma chi l'ha montato? Avrà controllato un attimino che l'unità di misura non combaciava? Cioè, pure i bambini sanno che... Oh, ma io perché ci sto a perdere tempo? Questa gente pagata per fare un proprio lavoro lo fa male, porco cane. Questi dovrebbero essere licenziati in tronco. Ok, potrebbe sembrare una boiata essere aperti 9 giorni a settimana, ma è per questo, è per farti capire che sta gente lavora talmente tante ore che ormai per loro le settimane non sono da 7 giorni, sono da 9. Questi lavorano tutto il cocchio di giorno. Voi non potete capire, signori, avete mai lavorato 9 giorni a settimana? Ecco, provateci e poi venite a giudicare, santo cielo. Ma dimmi te, tutti bravi a prescindere a giudicare il prossimo, gente, vergognatevi. Ah, la disperazione del consumatore moderno. McDonald's aperto 24 ore su 24, chiuso, ovvio. E il povero Cristo con la mangiarsi un bel paninozzo? Signore, se devo essere onesto, forse è meglio così, vado a mangiare qualcosa di più sano. Io ci ho comprato roba al McDonald's, ovvio non i panini con la carne perché nulla mangia la carne. Però vabbè, insomma, anche per quel che si fa pagare, vado a mangiarsi una pizza che è molto più sana, glielo consiglio. Perché negli Stati Uniti la pizza fa un po' schifo. Venga in Italia che ci abbiamo la pizza buona. Ok, forse sono di parte e sto criticando molto gli americani, ma porco cane, onestamente, se è la festa di compleanno di un parente, non lo porto a mangiare la torta al ristorante, e dai. Peraltro, non lo so, mi sa di così impersonale, ma fate qualcosa a casa. No, gli americani non ci hanno voglia di far nulla a casa. C'è il compleanno dei bambini, li portano in sti mega ristoranti che c'hanno i giochi e tutte cose. Ma vedete più, quando sono cresciuto, c'era mia madre che faceva la torta, o se non la sapete fare, la comprate, e i bambini stanno lì a casa a giocare tra di loro, no? Che li butti in sta specie di supermercato del cocchio. Peraltro, volete sapere dove è l'errore? Questa fetta, da dove l'hai presa? Chi ha rubato quella torta? Ti dovresti vergognare. Mamma mia, sembrano fatte con lo stampino, sembrano fatte in fabbrica, mamma mia. Ah, ma guardalo, piccolo stellino dolcissimo lui, che in realtà sta per sparati la faccia, ma vabbè, dettagli. Questa foto sembrerebbe perfetta per lo slogan, se non fosse che in Michigan 3053 cani sono risultati positivi per vermi e via dicendo. Io la butto là, ribadisco, non sono il figlio illegittimo di Alberto Angela. Ma Gisht non è un cane. Io, no. Come hai fatto a confondere cane con gatto? Che non dico che sono l'opposto, ma porco cane, sono parole molto basilari ed elementari. Io l'ho detto, gente che ruba il maledettissimo stipendio, ragazzi. Ah, ma vedo che proprio l'abbiamo portata a livello difficoltà over 9000. No, ragazzi, in sto video siamo partiti da errori basilari con la segnaletica stradale a errori un pochettino più avanzati. A chi sto proprio non lo batte nessuno. Cioè, questo si è messo proprio a fare tutto il bordo, guarda, tutto il bordo della strada. Ma che è? Io vorrei sapere dove, qualcuno mi dica dove, porca di quelli per porca. Beh, no. Oh... Non può essere vera sta cosa. Cioè, no, nel senso, non è che il tizio pensava di fare un buon lavoro. Il tizio non c'aveva niente di meglio da fare, tosto che faccio la segnaletica sminchiata volutamente, perché non può essere che pensasse che... Lasciamo stare, non lo voglio sapere. No, 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 no. È troppo sbagliata sta immagine. Che poi ribadisco, il braccino sta qua. Chisto non è un braccino. Questo è papà che ti tocca il... Porco cane, non posso andare avanti con questo discorso, ma ci siamo capiti. Che tra la segnaletica stradale nessuno si è accorto quando ha realizzato un'opera del genere. Bastava dipingerci sopra e rifacevi il braccino da solato. Si notava comunque, ma non era così ovvio. Ok, probabilmente il braccio è messo così, non dico di no. Però nella segnaletica stradale è tutto molto più stilizzato, siamo onesti. Bastava metterlo davvero così e tanti saluti. Ma che ci avete con la segnaletica stradale? Perché io capisco magari farlo un attimino un po' disallineato, ma questa proprio, pam, è come se fosse staccata la striscia pedonale e ha detto, olele, verso l'infinito e oltre. Ma io staccherei la striscia pedonale e te la spacco in faccia a te che hai realizzato il suo lavoro. Cosa mi rappresenta? Dai. Perché la gente dorme sulle tende, peraltro? Cosa succede? Ah, ho capito. Il tizio che ha fatto sta boiata è stato licenziato e ora dorme all'addiaccio.
Ok, si spiegano un sacco di cose. Oh, meno male che ci sono le guide online che ti spiegano come risolvere i problemi con l'elettronica. Tranquilli, lo abbiamo risolto per voi. Ecco perché la tua Xbox non si accende direttamente dal controller. E ora butto là, se hai provato ad accendere l'Xbox col controller della PS4, potresti avere qualche problema. Io la butto là, non sono un esperto consolaro, però insomma sono cose che anche i bambini di 2 anni sanno. Cioè non è che puoi accendere il microonde col telecomando della televisione e tutte cose. Allora, io sono di mentalità aperta, indossate quello che volete, basta che vi fa sentire bene con voi stessi e che onestamente sia anche consono all'ambiente, perché ok, mi fa star bene andare in giro in bikini, sì, ma siamo in biblioteca, cortesemente mettiti addosso qualcosa. Uomini, volete indossare il reggiseno? Eccolo qua, non dico di no, cioè poi non so quanto siano comodi, non ne ho mai indossato uno e non intendo iniziare adesso, poi vabbè, capito che sono un po' ingrassato, quindi c'ho un po' di zizzetta pure io. Però da qui dovrei indossare il reggiseno, per adesso c'ho la zizzetta che non mi casca più di tanto. Ho messo un 3-4 kg a dir tanto, porco cane. Cioè, maledetti gelati, maledetta estate, non mi avesse fatto così caldo. Io li avrei comprati ghiaccioli, ma non c'è mai mezzo ghiacciolo, il coda, sempre i gelati. E che cocchio, vedi il gelato, non prendi, lo mangi. No, cioè, come avete fatto a sbagliare l'orientamento dello schermo? Oh, almeno riesci a leggere tutto. Beh, guarda, te lo risolvo io, l'orientamento. Allora, risolto il problema? Ci ha pensato il telone, ce l'ho fatta pure io. Non è poi così difficile. Sì, c'ho la funzione integrata per ruotare le immagini. Non chiedetemi perché, lo faccio per scopi scientifici. Peraltro ribadisco, bastava metterle in verticale che scorrono verso l'alto. Cioè, sono anche più slide probabilmente, non lo so nemmeno io, non lo voglio sapere, non è il mio compito. Per favore andiamo avanti. Oh no, questa è una scritta che non devi mettere in una metropolitana. Volete sapere cosa c'è scritto se non masticate in francese? Fai il primo passo. Ecco, olè, mi butto sotto nella metropolitana, sto appena passo il treno e tutte cose. Ma cioè, qualcuno avrà ragionato mettendo la suddetta scritta? Cioè, è stupido. Beh, non c'è niente di meglio di una buona zuppa di noodle vegana calda, soprattutto quando là fuori fa freddo. Come dite, contiene alcol e del maiale. Beh, è maiale vegano, ovviamente. Come? Mi domanda se i vegani possono o non possono mangiare il maiale? Ok, per dover di cronaca, quando ero in Costa Crociere, a me hanno domandato, gli ho detto, guardi, mi raccomando, che non ci sia carne. No, tranquillo, le porto del prosciutto. Ho detto, scusi, ma io il prosciutto non lo mangio. Ma come? Non mangio neanche il prosciutto. Le ho detto che sono vegetariano, scusi, ma il prosciutto cresce sugli alberi. Cioè, gli ho risposto proprio male. Ma che cocchio, ma è un po' di bossa. Scusa, il prosciutto dove cresce, scusi, C'ha il cespuglio di prosciutti, lei. Che poi il daltonico sono io, ma il brown sugar, ovvero lo zucchero di canna, dovrebbe essere brown, ovvero sul marroncino. Però Kiss non è molto marroncino, Siete tanto confusi, tanto daltonici, ben più daltonici del telone. Ok, direi che anche per oggi ho visto abbastanza cose brutte che neanche il mio psicologo riuscirà a farmi dimenticare. Ovviamente nei commenti fatemi sapere chi secondo voi sta rubando lo stipendio più degli altri, ma proprio una roba assurda. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio mangiare per un intero anno le lasagne vegane che potrebbero non essere vegane, ma se lo fossero. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!